Amici e amici carissimi, Ave Maria a tutti, bentornati. Nuova puntata del ciclo di catechesi della Madonna negli scritti di Maria Valtorta. Questa è la puntata numero 41 e stiamo trattando l'ampio ambito delle singolari connessioni di Maria, delle singolari funzioni di Maria in connessione con il mistero della Chiesa, in particolare il tema della maternità di Maria nei confronti della Chiesa. Ecco, abbiamo visto nella puntata precedente la natura della maternità di Maria, quindi una maternità spirituale, ma spirituale non significa però evanescente, diciamo così, o debole o simbolica, ma è una maternità reale che però esplica i suoi effetti, evidentemente non nella vita biologica, ma nella vita interiore. Madre è spirituale nel senso che è madre nell'ordine della grazia, cioè con la vita della grazia fa la stessa cosa che una madre biologica fa in ordine alla vita del corpo. Oggi vedremo il fondamento della maternità spirituale, scandagliato in varie dimensioni, sempre sotto la guida sapiente del grande Mariologo Ruschini. E vedremo vari aspetti, evidentemente sia biblico che teologici, e poi ovviamente testimoniati dagli scritti della mistica italiana che stiamo appunto studiando e che sono oggetto del lavoro del Roschini che ci sta guidando in questo ciclo di catechesi. Comincio subito la lettura, siamo al paragrafo 3 di questa sezione. Per chi è al libro digitale siamo a pagina 370, il fondamento della maternità spirituale di Maria. Il fondamento biblico va ricercato nella proclamazione della maternità spirituale fatta da Gesù dall'alto della croce e nell'Apocalisse. Quindi sono due brani del Vangelo, Giovanni 19, 25 e 27 e Apocalisse 12, 17. Donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre, e il brano dell'Apocalisse era incinta e gridava per le doglie e i travagli del parto. Apocalisse 12:17. Comunque adesso li vedremo insieme. In vari luoghi dei suoi scritti, la Valtorta parla di questa solenne proclamazione, la proclamazione della maternità spirituale di Maria. Già verso la fine del terzo anno della vita pubblica, Gesù raccomandò la sua dilettissima madre a Giovanni. Giovanni gli disse: io ti chiedo sin da ora di dedicarti molto alle discepole, a mia madre in specie. Mio signore, esclama Giovanni, ma cosa posso dare a tua madre che ella già non possieda ad esuberanza, e tanta esuberanza da averne da dare a noi tutti? Il tuo amore, risponde Gesù. Fa conto di essere per lei come un secondo figlio. Ella ti ama e tu la ami. Avete un unico amore che vi unisce, l'amore per me. Io, suo figlio di carne e di cuore, sarò sempre più assente, assorto nelle mie occupazioni. Ed ella soffrirà perché sa che cosa sta per venire, tu la devi consolare anche per me. Farti così amico di lei che ella possa piangere sul tuo cuore e averne conforto. Non ti è ignota la mamma mia, sei vissuto già con lei, ma altro è il farlo come discepolo che ama di riverenziale amore la madre del suo maestro, altro è farlo da figlio. Io voglio che tu lo faccia da figlio perché ella soffra un poco di meno quando non mi avrà più. E aggiunge più sotto: presto ormai io andrò a morire e mia madre resterà sola. Io morirò con una stilla di dolcezza nel mio oceano di dolore se ti vedrò figlio per mia madre. Oh mio Signore, esclama Giovanni, se
Se sarò capace, sì, io lo farò. Io voglierò un cuore di figlio, ma che le potrò dare che la faccia consolata se perde te? Che le potrò dare se io pure sarò come uno che ha tutto perduto, che è fatto stolto dal dolore? Non ti agitare, ribatte Gesù. Prega molto in questo tempo. Ti terrò molto con me e con mia madre. Giovanni, tu sei la nostra pace. E lo sarai anche allora. Non temere, Giovanni. Il tuo amore farà tutto. Oh sì, Signore, risponde il discepolo prediletto. Tienimi molto con te. Io lo sai, non ci tengo ad apparire a fare miracoli. Io voglio e so soltanto amare. Gesù lo bacia sulla fronte, verso la tempia. So soltanto amare. Per questo Gesù sul Calvario lo presenterà al mondo come il prototipo dei figli di Maria. Mi fermo come sempre un attimo per qualche breve parola, insomma, di qualche considerazione. Qui vediamo emergere bellissima la figura di San Giovanni, ma al tempo stesso un altro aspetto fondamentale, ecco, del cuore di Gesù. Il suo amore verso la Madonna era tale da spingerlo a preoccuparsi sia di alleviare un po' i dolori di lei. Dice a San Giovanni: non essere semplicemente colui che riverisce e venera, per carità, cosa sacrosanta, la madre del Maestro. Ma sì, un figlio, ma non soltanto un figlio, uno che diventa amico, dice questo termine Gesù di lei, tale che ella possa piangere sul tuo cuore e averne conforto. San Giovanni entra subito in questa missione, dice: Signora mia, ma tu mi dici che io devo consolare lei, ma se te ne parti tu, io starò più morto che vivo. E poi, ma come faccio a consolare? La perdita di te è qualcosa di allucinante. Come faccio io a consolarla? Ed ecco che è molto interessante quello che dice Gesù. Per questo vale per lei e credo che valga anche per lui. Se non ti preoccupare, Giovanni. L'amore ti insegnerà tutto. E la risposta di Giovanni è ancora più bella. Io so soltanto amare. Ora, qui le anime devote alla Madonna, è chiaro che sentendo queste cose devono sentire delle corde interiori che risuonano un pochino. Ti piacerebbe diventare amico di Maria? È cosa che San Giovanni ha vissuto per primo, ma se qualcuno ha vissuto per primo, non è detto che debba essere l'unico. La Madonna piange ancora, e non ce l'ha ampiamente dimostrato. Lacrimazioni di lacrime umane, lacrimazioni di sangue, tante ce ne sono state negli ultimi anni, tantissime. E quel pianto della Madonna, ora come allora, anche se lei non lo dice, ma sicuramente Gesù lo desidera, cerca consolazione. Che non lo dica poi, è vero, fino a un certo punto, perché sapete, sabato prossimo. Non domani, ma quello seguente sarà la memoria liturgica del cuore immacolato di Maria, di cui la Madonna parlò particolarmente a Fatima, no? Nelle apparizioni postume di Fatima, quelle da cui deriva la pratica dei primi 5 sabati del mese, la Madonna proprio chiese questa pratica come un gesto di riparazione e di consolazione fatto nei confronti del suo cuore immacolato, che ella definì trafitto da innumerevoli spine che gli uomini ingrati conficcano continuamente in questo cuore senza nessuno che faccia un atto di riparazione per toglierle. Quindi diventare amici di Maria, avere l'onore di essere in un certo senso consolatori della consolatrice degli afflitti. Lei, insomma, è insuperabile nel consolare i sofferenti.
durante ancora, ma ha chiesto a suo tempo anche consolazione. E il primo a consolarla fu Giovanni. E per consolarla non è che si è semplicemente, come dire, abbandonato all'amore. La Madonna è la tutta amore, non ci vuole niente a consolare la Madonna, veramente non ci vuole niente, manco a consolare Gesù. Siamo nel mese del Sacro Cuore, Gesù stesso quando fece nel 1600 le apparizioni, le rivelazioni del Sacro Cuore, tenute tra l'altro da Santa Madre Chiesa in somma considerazione, insomma la festa del Sacro Cuore deriva direttamente da quello che Gesù chiese a Santa Margherita Maria la Coque, non è una novità, ecco, grazie a Dio alcune rivelazioni private, diciamo, importanti sono state accolte dalle autorità della Chiesa e da esse sono nate, per qualche grazie che dobbiamo dire a qualche santo papa, delle feste in esse. C'è la festa del Sacro Cuore. C'è la festa della Divina Misericordia che Gesù chiese di istituire a Santa Faustina e che è entrata nella Chiesa grazie alla sollecitudine di San Giovanni Paolo II, no? Consolare il cuore di Gesù che significa? Lo stesso. Amarlo, cioè la dimensione in cui vivono Gesù e Maria, che è una dimensione divina, è semplicemente una dimensione di amore. Per cui non bisogna inventarsi chissà che fare, chissà che o chissà che cosa. Offrire loro il nostro amore. Amore percepibile, amore manifestato, amore che chiaramente si manifesta loro sia nel nostro intimo dialogo personale con loro, nei nostri momenti di preghiera intensa, che anche, come dice Gesù nel Vangelo, per lui se mi amate osservate i miei comandamenti. Il Vangelo dobbiamo certamente conoscerlo e viverlo, no? E se si vuole amare e consolare la Madonna, basta semplicemente mettere in pratica quello che lei in continuazione, nei suoi tanti interventi di questi ultimi 2 secoli, ha chiesto. Ami la Madonna? Bene, cominciamo a dire il rosario come le vuole che sia detto. Ami la Madonna? Cominciamo a fare penitenza come le vuole che sia fatta. Imita nelle virtù, eccetera, eccetera, no? Ecco, San Giovanni, come vedremo anche adesso, è il prototipo di come si ama la Madonna, di come la si accoglie, ma anche di come la si ama. E questo per volontà di Gesù, per la sollecitudine del cuore di Gesù che, bellissimo quello che dice, guarda, se tu farai questo, io morirò con una stilla di dolcezza nel mio seno di dolore se ti vedrò figlio per mia madre. Ecco, dobbiamo, penso, fare nostre queste parole anche nello stato attuale, insomma, perché certamente Gesù e Maria vivono in una dimensione dove per antonomasia il dolore in senso stretto non c'è, quale è quella del paradiso. Tuttavia, anche se questa è una cosa che noi non possiamo, almeno io non ci riesco, però bisogna prendere atto. Non riusciamo a comprenderla bene, in qualche misterioso modo, ma vero, Gesù e Maria stessa soffrono in cielo. Certamente vedendo come stiamo ridotti noi qui sulla terra. E quindi quel bisogno di quel desiderio di consolazione che Gesù manifestò nel 1671, in quel tempo, insomma, tra il 1670 e il 1680, quindi il tempo delle apparizioni a Santa Margherita, e ciò che la Madonna Fatima manifestò quasi 100 anni fa, conservano tutta la loro piena attualità e attendono cuori sensibili, amanti, che ricevendo queste sollecitazioni gli rispondano. Beh, che le parole rivolte da Gesù in croce a Giovanni, ecco la madre tua, trascendano la persona di Giovanni e si estendano a tutti i seguaci di Cristo, cioè membri del suo mistico corpo, appare evidente da queste parole rivolte da Gesù alla veggente. Vi ho insegnato dalla cattedra della croce
A chi dovete andare per non sentirvi soli? A Maria che vi è madre. Le parole perciò rivolte a San Giovanni erano rivolte anche a noi. Giovanni, per il suo singolare amore filiale verso Maria, era il prototipo dei figli di lei. In altro luogo, Gesù, parlando alla veggente, dopo aver asserito che l'amore di un padre è già diverso da quello di una madre, diceva: l'amore di una madre è l'amore degli amori, dopo quello di Dio. È per questo che sulla croce vi ho dati la mamma mia. Non vi ho affidati al padre, da quale morendo vi riscattavo. Vi ho dati la mamma perché eravate informi o appena nati e vi era bisogno di un seno di mamma per voi. Per questo, nella supplica a Maria addolorata, dettata alla veggente, si dice, Quaderni del 43, 5 giugno: Maria che ci hai preso per figli ai piedi della croce, Maria che sei la madre nostra e del nostro Dio e fratello Gesù, ascolta la voce dei tuoi figli. Ecco, qui c'è un'altra dimensione, un altro paio di considerazioni fondamentali. Primo, il fatto che quanto detto da Gesù a San Giovanni era detto a San Giovanni come il primo di una lunga serie, cioè in San Giovanni c'erano tutti coloro che avrebbero accolto questo invito di Gesù, io la chiamo questo primo atto di consacrazione a Maria, che l'ha voluto compiere Gesù in persona. Perché dire ecco tuo figlio ed ecco tua madre significa esattamente porre in essere le due dimensioni fondamentali della consacrazione. Cioè che c'è un'offerta della propria vita alla Madonna, quindi ecco tuo figlio, e un'accoglienza da parte del figlio, della maternità e anche di tutta quanta la missione, la funzione salvifica che esplica nei nostri confronti del figlio nei confronti di Maria Santissima, della madre. Ecco, è bellissima una cosa che dice Gesù: andare da Maria è il segreto per non sentirsi soli. Chi oggi è stato ammesso, l'ho detto nell'omelia, insomma, che speriamo entro stanotte sarà online, avrà ascoltato, ecco, l'esperienza drammatica del grande profeta Elia, il ciclone, insomma, veramente Elia era possente, un gigante con una forza d'animo straordinaria, sfidato e vinto 450 profeti di Baal, però purtroppo era solo contro tutti. Viene condotto dal Signore sul monte Horeb e a un certo punto dice: ora basta, Signore, prendi la mia vita perché non sono migliore dei miei padri. Sono rimasto solo, ce la faccio più. Uno contro tutti non ce la posso fare. Sono stanco, non ce la faccio. Dicevo nelle considerazioni brevi di un'omelia feriale che questo è il pensiero che a volte prende, perché purtroppo quando qualcuno desidera vivere sinceramente il Vangelo, sia che sia laico, sia che sia sacerdote, sia che sia religioso, tutto quello che uno vuole, può spesso incontrare questa sensazione di solitudine, questo sentirsi solo, non capito, non compreso, non seguito, se vogliamo, non nel senso di non assecondato, senza tanti compagni, diciamo così, di viaggio con cui condividere questa esperienza intensa di fede. Può succedere questo qui, più volte di quanto uno pensi. Ecco, Adelia fece da mamma, se si può parlare così, tra virgolette, la brezza soave che il Signore gli mandò sul monte Horeb per consolarlo e poi incoraggiarlo, fargli riprendere il cammino. Ecco, da quel giorno in cui Gesù ha detto quelle parole in croce, noi abbiamo chi può svolgere questo ministero del non farci sentire mai soli. È la Madonna. Anche nei momenti difficili, cioè, capiamo, quindi questo significa però
Queste non possono rimanere parole e belle chiacchiere, no? O come dire, poesie, chimere, modi di dire, sogni. No, questo è un fatto molto reale. È chiaro che per poterlo sperimentare, bisogna intessere un rapporto con Maria. Allora, anche qui, noi quando stiamo tribolati, angosciati, depressi, a che santo ci votiamo? Vi dico, insomma, io da sacerdote, no? Anche se personalmente sto cercando, specialmente negli ultimi tempi, di fare il possibile per sollecitare questo, no? Generalmente noi cerchiamo qualche conforto umano, è normale che sia così. Se ci sentiamo tristi, se ci sentiamo soli, cerchiamo qualcuno con cui parlarne. Qualche creatura, un amico, un'amica o un sacerdote. E per carità, un amico e amica, un amico e amico, un'amica e amica, un sacerdote e sacerdote, se quando tu manifesti, diciamo così, il bisogno di sfogarti, insomma, di condividere i tuoi pesi, quindi di uscire dalla tua solitudine, nei limiti del possibile, certamente si presta ad ascoltarti, no? Questo ci dà un certo sollievo. Sollievo però circoscritto, limitato, momentaneo, d'accordo? Perché l'amico, l'amica o anche il sacerdote, 99 volte su 100, non ti risolve nessun problema. Ed è anche una creatura limitata. Limitata nella capacità di ascolto, ma soprattutto limitata nella capacità di farti percepire il pur esistente amore e carità nei tuoi confronti. Ecco, noi dovremmo imparare ad andare a piangere, lo vedremo in questi scritti, tra le braccia di Maria. Il fatto che questo sia un'operazione spirituale non significa che non sia produttiva, questo bisogna fare un'esperienza, però è foriera di grandissime grazie, perché se noi impariamo ad andare a piangere non dalle creature, ma dal nostro Signore Gesù, certamente anzitutto, ma anche dalla Consolatrice degli afflitti, da colei che Gesù ci ha dato perché non ci sentissimo soli, ne trarremmo enormi sollievi ed enormi benefici. E diminuirebbe, diciamo così, anche la nostra ricerca, a volte spasmodica, di una creatura che in qualche modo sopperisca, ecco, al bisogno di essere consolato, di essere ascoltato, di essere compreso, di essere, come dire, non da solo, non da soli. Ecco, è molto importante, penso, teorizzare queste cose. Io cerco sempre di focalizzare questi punti di attenzione, appunto perché, oltre al diletto, almeno a mio avviso, è enorme, insomma, che deriva dalla semplice lettura di questi scritti, ci sia però sempre anche per noi uno stimolo, una formazione, un input, ecco qua, catechetico, tale che queste cose possano diventare in qualche modo realtà nella nostra vita. Ora passiamo al brano dell'Apocalisse, capitolo 12, la maternità spirituale di Maria nell'Apocalisse. Al termine del commento di Gesù ad un passo dell'Apocalisse, appunto 12.1, la donna vestita di sole, la Valtorta scrive: giorni fa Gesù ebbe una frase simile al commento circa la maternità spirituale di Maria, che si vuole vedere adombrata nella donna vestita di sole. Quaderni del 43, 23 luglio. Effettivamente, nel capitolo 12 della sua Apocalisse, San Giovanni dice che il dragone infernale, il serpente antico, dopo essersi invano scagliato contro Cristo, il figlio maschio della donna, e contro la stessa donna rapita da Dio, andò a scagliarsi, ossia a far guerra a
agli altri della stirpe di lei, chi sono? Coloro che osservano i comandamenti di Dio e testimoniano Gesù, ossia i cristiani. Figli perciò della donna, figlio perciò della donna è sia Cristo sia i cristiani, Cristo corporalmente e i cristiani spiritualmente, misticamente come membri del mistico corpo di Cristo che è la Chiesa della quale Cristo è il capo. Per il fatto stesso che la Vergine fu corporalmente madre di Cristo, capo dell'umanità rigenerata, fu anche madre spiritualmente delle membra di un tale capo, ossia della Chiesa, ella è la madre del Cristo totale, del capo e del corpo del medesimo. E ricordiamo anche che in questo passo dell'Apocalisse, dove si parla delle doglie, dei travagli del parto, l'abbiamo già detto, si parla appunto di doglie, dei travagli del parto, perché mentre partorire biologicamente il capo del mistico corpo, che è Cristo, è stata per la Madonna un'estasi e un gaudio, perché è stato un parto virginale, il partorire spiritualmente le membra di questo mistico corpo che siamo tutti quanti noi cristiani non è stato semplicemente un gaudio, ma è stato un dolore inenarrabile, perché diciamo così, l'atto del parto concepiti anche noi con Gesù al momento dell'annunciazione, solo che Gesù è nato 9 mesi dopo e noi siamo nati 34 anni dopo, ecco, sul Monte Calvario. E mentre il parto di Gesù a Betlemme fu un parto, sì, vissuto nella povertà, ma un parto estatico, il nostro parto fu vissuto in una povertà ancora più estrema, e però in mezzo a dolori veramente indicibili. Attenzione ad una considerazione che è indirettamente, neanche troppo indirettamente, figlia di questo brano citato da Roschini, quindi figlia della rivelazione pubblica, passo del libro dell'Apocalisse. La rivelazione è molto semplice, però oggi non sono in molti a ricordarla e a ricordarla bene, e invece bisogna ricordarla bene assai, perché ci va di mezzo la salvezza della nostra anima. Qual è questa rivelazione? La rivelazione è che noi siamo in guerra. O meglio, io posso anche essere pacifico, non vorrei essere in guerra contro nessuno, ma posso stare assolutamente certo che c'è gente che sta in guerra con me. E non è semplicemente gente umana, qualche piccolo nemico che mi ha fatto qualche sgarbo. Sono esseri superiori a noi, sono esseri corrotti e decaduti, ma grandi, intelligenti. Sono esseri che scatenerebbero il finimondo per poterci vincere e trascinare con loro nella loro stessa eterna rovina. Ora, questa cosa non può e non deve essere ignorata, perché la ragion d'essere della Chiesa stessa è combattere e vincere le opere di Satana e liberare gli uomini dalle grinfie di questo maledetto avversario. E una volta liberati da queste grinfie, fare in modo che in esse più non ci cadano, ma che appunto imparino i figli della Chiesa a conoscerlo e a vincere il diavolo, e qualora dovessero ricaderci, a divincolarsi immediatamente da quegli infernali tentacoli. Quindi, la guerra non possiamo eluderla. Dici, ma io non ho voglia di fare la guerra, io sto tanto bene, voglio stare in pace. Tu sì, ma il diavolo no. E non esiste creatura che da questo sia risparmiata. Questo mettiamocelo bene in testa. Chi nega l'esistenza del diavolo e chi nega la realtà gravissima, ecco, di questa guerra in atto, guerra il cui costo è la posta in palio è alta, non sa quello che dice e si trova, anche se non è consapevole spesso e volentieri, intrappolato dentro le grinfie di questo dragone infernale, e se non ne esce in tempo poi sono guai. Questo è un aspetto fondamentale, ripeto, della rivelazione, ma è la
ragion stessa di essere della Chiesa. E noi non possiamo oggi fare finta che questa cosa non ci sia. O andare dietro chi nega l'esistenza del male come prodotto di esseri personali pervertiti, come sono gli angeli decaduti, capaci purtroppo di darci il tormento e di influenzarci attraverso la loro astuzia negativamente, inducendoci al male per farci cadere e trascinarci nella loro rovina. Questo non deve essere mai dimenticato. E conseguentemente prendere tutte quante le contromisure. Perché è così importante la vita di preghiera, la vita sacramentale? Perché noi dobbiamo avere la forza per combattere contro questi, eh? La capacità di riconoscerli e la forza per combatterli e vincerli. Non è mica un'impresa semplice. Non è un gioco da ragazzi. Bene, fin qui il fondamento biblico della maternità spirituale di Maria, che abbiamo visto insieme. Ora, il fondamento teologico di una tale maternità è costituita, attenzione, dall'identità mistico-ontologica esistente tra Cristo capo e i cristiani suoi membra, di modo che il Cristo totale, capo e membra, Cristo e cristiani, può e deve dirsi un unico figlio di Maria. Qui attenzione, perché qui, anche qui, la rivelazione indiretta che c'è in queste parole. Voi sapete che adesso non lo so quanto ancora circola questa frase, che una volta era una specie di tormentone che faceva sentire moderni alla moda, no? Quindi Cristo sì e Chiesa no. Ma Cristo sì e Chiesa no è un'eresia che non si può dire. Perché la Chiesa è il corpo mistico di Cristo, come diceva già San Paolo. Cristo non si può semplicemente intendere come persona singola, cioè il figlio di Dio fatto carne. È chiaro che c'è stata una individualità e c'è un'individualità sua, d'accordo? Ben definibile, ben circoscrivibile, evidentemente quanto alla natura umana assunta, perché poi quanto alla natura divina che c'aveva, poi circoscrive e poi niente, insomma, no? Però, per quello che ci siamo detti, e qui ancora una volta la Madonna rappresenta un fulcro fondamentale, non si possono, non, Gesù non si può disgiungere da noi. Ecco perché la Chiesa è una realtà amatissima da Gesù, perché, come dire, Gesù in un certo senso non esiste senza la Chiesa, così come la Chiesa non esiste senza di lui. Sant'Agostino ha approfondito a suo tempo il discorso, di origine paolina evidentemente, perché radicato nella dottrina della Chiesa mistica del corpo di Cristo, del Cristo totale, capo e corpo. Cioè, se a me mi tagliano la testa, cos'è più importante, la testa o il corpo? Domanda retorica, no? Io sto parlando adesso, parlo con la bocca che sta sulla testa, e parlo insomma per le attività che la mia anima superiore sta compiendo fino a quando sono in questo mondo, con l'ausilio necessario degli organi cerebrali. Quando poi non saremo più in questo mondo, l'anima pensa perfettamente anche a prescindere dal cervello, ma non fino a quando siamo qui. Ma se mi tagliano la testa, non è che la testa sopravvive e il corpo muore, muoio io. Perché non muore soltanto il corpo staccato dalla testa, muore anche la testa staccata dal corpo. Questo chiaramente è un discorso che si fa in forma analogica, però l'unione di Cristo con la Chiesa non è un'unione morale, è un'unione, qui si usa il termine, ontologica. Ontologica viene dal greco, per chi da on usa on, che è il participio presente del verbo imito, vuol dire il verbo essere. Ma dire identità mistico-ontologica vuol dire che è un'identità certamente mistica, quindi perché io e Gesù siamo due persone distinte, ma io faccio parte della Chiesa, quindi faccio parte del suo mistico corpo, e quindi ho un'unione mistica con Gesù, in quanto capo del corpo della Chiesa, sul piano dell'essere però, ontologica. Non è un fatto, cioè la Chiesa è indisgiungibilmente unita a Cristo. Attenzione, eh! Ecco perché guai, guai,
guai e poi guai a chiunque si azzarda a separarsi dalla Chiesa, qualunque cosa succeda, che è una delle tentazioni più terribili che il diavolo pone in essere. Cosa che non si deve fare mai, nemmeno qualunque cosa succede. Ci sono stati periodi, e ricordiamo sempre che tutti i grandi movimenti radicali, voi sapete che adesso ci sta la moda, io non condivido molto questa moda, detto internosso, come dire, di tentare una riabilitazione della figura di Martin Lutero. Io non condivido affatto questo tentativo, insomma, pur rispettando chi voglia mettersi a farlo, perché per carità, viva Dio, no? Ecco. E quello che ha fatto Lutero, a mio avviso, rimane inaccettabile per tutte le altre conseguenze che ha prodotto. Però noi dobbiamo capire che anche questi grandi fenomeni che hanno poi lacerato la Chiesa non sono nati così, dal nulla, ma sono nati come reazione, come protesta, certamente disordinatamente esercitata, a dei problemi, delle situazioni gravi, talvolta gravissime, intraecclesiali. Allora, anziché soffrire nella Chiesa, soffrire con la Chiesa, pregare per la Chiesa, è più difficile che scrivere le 95 tesi, appiccarle sulla cattedrale di Wittenberg e cominciare a fare la guerra con i pretesti. Dice, lui dice, il Papa, ma che te Papa? Il Papa c'ha un sacco di soldi, c'è tutte queste cose qui. Cioè, se uno si legge gli argomenti, alcuni argomenti, capite, sono plausibili. Ripeto, io non sto giustificando, anzi, sto dicendo queste cose per invitare chiunque gli dovesse venire qualche idea a non fare come lui. Perché questa cosa non si può fare, non soltanto per tante motivazioni, insomma, che si incorre nella scomunica o roba del genere, ma perché fare questa cosa vuol dire uscire fuori del piano ontologico voluto da Dio. La Chiesa di Cristo è una santa, cattolica e apostolica. Non ce ne sono altre. Non è che dici, me le cose qui non mi stanno bene, perché questo poi di fatto ha fatto Lutero, ne facciamo un'altra di chiesa. Poi non ha fatta una, cioè le chiese, le comunità che sorgono dalla riforma protestante adesso non si contano più, perché poi che è successo? Lui si è fatta la sua, poi è arrivato Calvino, ne ha fatta qualcun'altra, poi sono arrivate, come dire, il trasferimento del mondo del protestantesimo in America, ne sono nate altre 100.000, 100.000 è un numero, come dire, iperbolico per dire, ma i mormoni, i metodisti, gli avventisti del settimo giorno, i pentecostali, tutte quante queste cose qui, io sto soltanto dicendo quelle più famose, quelle più conosciute, sono tutte quante, come dire, diramazioni, perché una volta che tu metti il principio, d'accordo, le cose non funzionano, facciamo qualcosa di nuovo. Cioè, nell'ambito della Chiesa non funziona come in politica, capito? Cioè, quel partito non ha funzionato, adesso ne facciamo un altro migliore. No, si rimane sempre dentro l'ovile, e si deve operare, agire dentro e ordinatamente dentro la Chiesa. D'accordo? Ciascuno ha il proprio posto. Perché se tu sei un fedele laico, tu devi far fedele laico, il fedele laico non ti puoi mettere a far vescovo. Se tu sei un prete, non ti puoi mettere a fare il papa. Se tu sei un religioso, non ti puoi mettere a fare il cardinale, d'accordo? Quindi bisogna fare attenzione a queste cose, perché quando si approfondiscono, quando si studiano queste cose, io ho avuto diversi bravi professori che dicevano sempre attenzione, perché lo studio della teologia, qui oggi stiamo studiando un po' di teologia, no? Perché studiare la maternità spirituale di Maria, questo è un concetto teologico molto molto forte, ma dobbiamo parlare, trarne le conseguenze. Se
Cristo è inconcepibile senza la Chiesa e la Chiesa è inconcepibile senza Cristo, vuol dire che io dalla Chiesa non mi posso muovere per nessun motivo. Altrimenti io non mi stacco soltanto dalla Chiesa, mi stacco anche dal capo. Non ci stanno santi questo discorso è inattaccabile da un punto di vista teologico, inattaccabile. Allora, quindi, in forza di una tale identità, i cristiani, che sono le membra del mistico corpo di Cristo, sono stati spiritualmente concepiti dalla Vergine nel momento stesso in cui viene concepito Cristo, il loro capo, abbiamo visto. Sono stati misticamente portati dalla Vergine nel suo seno insieme con Cristo, il loro capo. Sono stati misticamente dati alla luce della Vergine, allorché di la luce Cristo, il loro capo. Sì, io su questo dico, ecco, lo dice più avanti. Sono stati misticamente nutriti da lei allorché nutrì corporalmente Cristo, il loro capo, ma l'influsso di Cristo capo sui cristiani e sui membri divenne poi completo, attenzione, allorché con il sacrificio redentivo del Calvario eliminò l'obice del peccato, meritando loro con Maria la grazia. Negli scritti della Valtorta incontriamo in un'espressione densa di significato, ci incontriamo in un'espressione densa di significato. Gesù dice alla madre sua: tu prima a tutti, come madre della Chiesa, avendo partorito me, capo di questo corpo mistico. Io su questo lo afferma qui il Roschini, ma io affermo, mi permetto insomma di affermare decisamente che proprio il parto, ecco, proprio il parto di noi cristiani si è verificato sotto la croce. Cioè, a differenza tra il secondo figlio di Maria, che siamo tutti quanti noi, cioè tutte quante le membra del corpo mistico di Cristo, si capisca questa espressione, e il primogenito, che è nostro Signore, ripeto che lui è nato in un parto di delizie a Betlemme, noi siamo nati tra un fiume di lacrime, contestualmente al momento in cui la Madonna stessa stava cooperando, quindi offrendo al Padre un unico sacrificio insieme a quello del Figlio per la nostra salvezza. Quindi madre nell'ordine della grazia, madre nell'ordine della grazia che lei ha contribuito ad acquistarci come nostra corredentrice e ha contribuito in maniera unica a farci pervenire come nostra madre nell'ordine della grazia. Quindi queste cose dobbiamo assolutamente tenerle presente e considerarle. Chiudiamo, è meglio chiudere qui perché si apre proprio un'altra sezione abbastanza articolata, sì, che merita una, non soltanto una, ci saranno dei passaggi veramente straordinari, quindi, però si apre un capitolo la prossima volta, che è quello appunto delle conseguenze, alcune le abbiamo già viste, no? Le conseguenze della maternità spirituale di Maria, no? Noi oggi abbiamo visto in questa puntata le conseguenze ecclesiologiche, cioè della nostra vita ecclesiale, cioè questa duplice maternità reale nei confronti di Gesù e spirituale nei confronti nostra, come dire, concorre nel fatto che Cristo capo e i suoi membri formano un unico Cristo totale, indisgiungibile l'uno dall'altro, e per cui disgiungersi dal corpo mistico di Cristo significa ipso facto disgiungersi dal capo, e significa ipso facto, attenzione, disgiungersi anche dalla maternità spirituale di Maria, che ci ha concepiti e ci concepisce solo all'interno di questo corpo. Per cui fate attenzione, che la Madonna tutto può volere, questo ricordiamolo, tutto può volere, meno il distacco dalla Chiesa. Ripeto, si possono creare storicamente le peggiori situazioni possibili e immaginabili, i momenti più bui, la più grande corruzione, tutto quello che vogliamo, ma da lì non ci si muove per nessun motivo.
D'accordo? E io dico e dico con certezza morale, la Madonna non può né auspicare, né dire, né chiedere, né volere niente di questo. Ripeto, non soltanto per ragioni, come dire, spirituali eteree, ma per ragioni rigorosamente teologiche. Perché la sua maternità nell'ordine della grazia si esplica nei confronti delle membra del capo della Chiesa che è Cristo. Quindi uscire dalla comunione ecclesiale significa non soltanto, come dire, rompere con le alte gerarchie della Chiesa, no, significa rompere con Gesù Cristo e significa rompere con Maria, uscire dalla dinamica della sua maternità spirituale. Attenzione, ricordiamolo bene. Per capire bene alcuni concetti, ripeto, comporta delle conseguenze. Altre conseguenze, ecco, quelle più belle nei nostri confronti, le vedremo la prossima volta dove si comincerà a parlare di tutti quanti gli effetti meravigliosi che questa maternità spirituale di Maria produce nei nostri confronti. Ma questo sarà il tema, se Dio vuole, della prossima puntata. La mia benedizione a tutti, una santa festa del Corpus Domini a tutti. Alla prossima, se Dio vuole. Ave Maria.